Buongiornissimo e benvenuti in un altro vlog da Santorini. Allora, io sono adesso in camera che è più disordinata che mai. In realtà non è molto disordinata, però c'è il letto non fatto, insomma un po' di cose. Oggi abbiamo in programma di scendere subito a fare colazione, poi andare in una spiaggia sul lungomare di Camari che abbiamo visto ieri, che ci è piaciuta molto perché siamo stati a cena lì. E appunto stare lì fino all'ora di pranzo, pranziamo lì e poi verso le 3, 3 e mezza ritorniamo in camera, ci laviamo, ci prepariamo e andiamo con il quad a Fira, quindi la capitale di Santorini, e poi di lì vorremmo fare un giretto da Fira ai Merovigli. Adesso vediamo un po' Cosa riusciamo a vedere. Con il sottofondo di Giovanni che si lava, vi faccio vedere. Io mi sono appena vestita, sto indossando questa tutina corta di Shein con tutti i fiorellini. Lo so, può sembrare forse un pigiama. Voi che dite? Boh, però a me piaceva. E dietro è fatta così, c'è il fiocchetto e sotto ovviamente ho il costume. Ecco, qui si vede un pochettino meglio. A tutti questi ricci che mi piacciono un sacco. Ovviamente sto usando tutti i giorni lei, la mia borsa per il mare di Saint Bart, che è stracolma di cose che mi servono, cioè il pareo, le scarpette per se ci sono tipo scogli o pietre, posso mettermi le scarpette, il cerchietto, tutte le mie creme. Qui ci sono fazzoletti, salviettine, mucchina, il mio berretto che forse metto oggi di Hard Rock, il telo per il mare, il portafoglio, insomma, sempre molto molto piena la borsa, però ci sta tutto. Sempre voglio farvi vedere la vista dal nostro balconcino, perché io sono veramente innamorata. Guardate che bello. Qui abbiamo messo i teli ad asciugare, i costumi. Noi stiamo andando a fare colazione. Ah, ovviamente ho messo le hawaiianas. Giovanni ha le nuove ciabatte. Ieri siamo dovuti andare in un negozietto qui a comprare un paio di ciabatte a Giovanni, perché le hawaiianas di Giovanni lo hanno abbandonato, cioè ha fatto un passo e si è tipo staccata la parte dell'infradito, insomma. Bene. Facendo colazione, Giovanni che ha preso? Sì, cose che io non mangio. Io invece ho preso la ciambella, il pane, vabbè, uno di Giovanni con la Nutella, lo yogurt greco in cui vorrei inserire l'anguria e poi il tè. Colazione fatta. Questa è la seconda piscina. Ah sì, ve l'ho fatto vedere. Siamo per il nostro quad adesso. Adesso vi facciamo vedere il nostro quad. Abbiamo parcheggiato, ok, non ce l'hanno rubato. È già una grande cosa. Ti fidi di me? Era una grande, grande tragedia. No, dai, lascio, non ti... Io più dentro forse. No, sta bene. C'è il monte. Non te c'è l'allarme? No, non credo. Lì c'è il mare. Qui ci sono tutti gli scooter degli altri, i quad, eccetera. E questo è il nostro. Bianco. Piccolino, ma molto carino. Ok, possiamo andare. Ciao God, ci vediamo dopo. E adesso andiamo
cioè dobbiamo andare lì e poi a sinistra, e il nostro è tipo il quinto, sesto lido, non lo so, circa. Nell'arco di 2 metri. Sì, ma aspetta. Questo lungomare è pieno, ma non dico pieno, intendo proprio pieno, di ristoranti e lidi. Cioè noi ieri sera facevamo fatica a scegliere addirittura, perché veramente, a parte che sono tutti bellissimi, curati bene, fatti bene, con cioè un bel arredamento, sono molto carini, e quindi non era facile scegliere. Poi ci siamo affidati all'istinto e a TripAdvisor, che ci ha portato in come si chiama quello di ieri? Sarda. Ah, si chiama tipo Psata, una cosa del genere, e ci stiamo andando anche oggi. Questo è il lido in cui siamo stati qualche giorno fa. Quale? Non lo vedo. Ah, sì. Ok, il nostro è là in fondo, adesso ci arriviamo. Questo è il posto in cui abbiamo mangiato ieri, adesso qui si scende, e questo è il lido. Dai, scendiamo. Scendiamo? Dai. Stazione che abbiamo scelto, siamo in seconda fila, perché in Grecia c'è una sta cosa che la prima fila si paga tipo molto di più, quindi seconda fila ci sta bene. Sono in Grecia. No, anche in Italia, però qua li vedo particolarmente attenti a sta prima fila. E alla fine, cioè, siamo praticamente sul mare. Come? Infatti, tutto a posto. E va bene. Sì, perché secondo me sei pure un po' in pendenza. Tipo le pietroline. Ieri invece eravamo a Perissa ed era proprio sabbia nera, quindi c'è questa piccola differenza. Però insomma, qui siamo vicinissimi dal nostro hotel, invece Perissa è un po' più distante. Siamo venuti adesso al ristorante del Lido, e sono le ore. Thank you. Thank you. You're welcome, my guys. I have also a menu with a club sandwiches. You need this? Yes, maybe yes. For him. Mm-hmm. Io ho ordinato questo cocktail analcolico che si chiama Watermelon Margarita, ed è appunto con anguria, limone, altre cose. Vabbè, Giovanni, sempre gialla. Assaggiamo. Assaggiamo. Buono. Buono. Molto dolce. Dolce, sì. Io ho preso una Caesar salad e Giovanni invece un cheeseburger con le patatine. Buon appetito. Eccoci qui, siamo arrivati adesso ai Merovigli. Abbiamo parcheggiato il nostro quad. Non sappiamo bene dove stiamo andando, però insomma adesso camminiamo un po' e vediamo. Ah, ma Rossio.
Incantata, è bellissimo. Cioè, sì, l'avevo visto nelle foto, ma non me l'aspettavo così. Guardate che bello. Cioè, veramente sembra un dipinto, non avete idea. Molto più bello di sempre. Siamo a Red Beach, abbiamo appena fatto il bagno. Io sono abbinata con il costume al telo, fantastico. E tra un po' prenderemo una sorta di barca che ci porta a Black Beach e White Beach. Possiamo scegliere noi quanto tempo stare, perché insomma questa barca passa ogni mezz'ora e parte da qui, da Red Beach. Ci sono dei lidi qui, però sono veramente pochi e siccome non dobbiamo stare tantissimo, cioè dobbiamo spostarci, abbiamo scelto di indossare per terra. Fa un po' caldo, però tra un po' andiamo. Siamo arrivati a Black Beach, abbiamo appena fatto il bagno e adesso siamo venuti a pranzare e io ho preso questo club sandwich con... aspettate, crab sandwich con il salmone e Giovanni con prosciutto. C'è una bellissima vista. Dimmi. Devo prendere un po' d'acqua. Scotta una maria. Buono. Sembra buonissimo. Siamo ai Merovigli, venite a vedere. Questo è in assoluto il mio posto preferito di Santorini. Camminando siamo arrivati a Fira e ci sono tanti negozietti, guardate. Guardate queste tovagliette per fare colazione. Vabbè, bicchieri non ne posso più comprare. Io comunque comprerò sicuramente qualcosa del genere. Queste vengono 2,50 euro, sono troppo carine, quella col tramonto. Così la mattina faccio colazione e mi ricordo. Comunque abbiamo fatto un grave errore, e cioè non ci siamo portati i cappellini. E in camera abbiamo una cosa tipo 5 berretti e quindi adesso non vogliamo comprarli perché mi ferisce l'orgoglio. Piccola sosta perché siamo un po' stanchi. Bellissimo! Siamo sotto una chiesa, adesso ve la faccio vedere. Guardate che bella, quella bandiera. Adesso dobbiamo anche cercare un posto dove pranzare perché sono già le 12:30 e io ho fame. Buongiornissimo, è arrivato purtroppo il nostro ultimo giorno qui a Santorini. Devo dire che è una settimana, è veramente passata in fretta. Stiamo appunto richiudendo le valigie. Io sono vestita in questo, cioè in realtà non sono vestita perché ho un costume da bagno e sopra ci ho messo questo pareo a mo' di vestito perché non volevo utilizzare vestiti che appunto ho in valigia e quindi ho acconciato in questo modo perché adesso sono le 8:30 di mattina, noi abbiamo il transfer che ci porta in aeroporto alle ore 13 e il volo poi sarà alle 16.
E quindi possiamo stare un po' in piscina stamattina, quindi insomma volevo sfruttare queste ultime ore di piscina e mi sono vestita così. Poi qui invece ho preparato le robe praticamente per andare in aeroporto, c'è tutto, mutande, calze, reggiseno, maglietta, cappello, pantaloncini, cintura, orologio, la mia borsa, insomma è tutto qui, qui ci sono anche quelle di Giovanni. E nulla, mi sa proprio che questa sarà la fine del video vlog. Oddio, che treccia ho fatto, vabbè, questa la devo sistemare. Dicevo, penso che sarà la fine del videovlog qui a Santorini, è stata davvero una bella vacanza, io non c'ero mai stata e veramente la consiglio a tutti perché è un ottimo compromesso tra mare, perché comunque siamo stati sempre al mare, in piscina, ci siamo rilassati, però c'ha una zona, cioè appunto quella di Fira, dei Merovigli, di Oia, veramente, veramente, veramente bella, cioè io sono rimasta scioccata, senza, cioè la vedevo sempre in foto, però vedere il tramonto ai Merovigli è stata una cosa, non lo so, scioccante. E poi tra l'altro ieri abbiamo fatto anche l'escursione sul vulcano, cioè abbiamo preso la barca, siamo stati sul vulcano, poi siamo stati a fare il bagno nelle acque termali, era appunto un'acqua di tipo 27 gradi con tutta rossiccia, insomma veramente veramente bello. Quindi sì, purtroppo oggi si torna e nulla. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto piacere stare qui con noi in Grecia. Spero di riuscire a fare molto presto un video haul di tutte le cosine che ho comprato e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!